Siamo in compagnia di coach Giovanni Monda, responsabile del settore giovanile della pallacanestro San Michele. Con coach Monda inizierei dalla festa della società che si è svolta oggi al Palangioni Caliendo, con tutto il settore giovanile presente, la prima squadra, un momento, se vogliamo, un'occasione adatta per farsi appunto gli auguri di Natale. Sì Giovanni, fondamentalmente abbiamo fortemente voluto questo momento di accomunanza, come dicevi giustamente, tra la prima squadra, il settore giovanile e aggiungerei i bambini del mini basket, dove tutti insieme abbiamo potuto giocare e soprattutto augurarci un sereno Natale. Questo chiaramente proprio perché vogliamo spingere un pochettino il piede sull'acceleratore rispetto a quello che vuole essere un pochettino la pallacanestro San Michele. È proprio, partirei dalle parole di un genitore che mi ha salutato dicendo che proprio si percepiva quasi toccando con mano quel senso di familiarità, ed è proprio questo il messaggio che volevamo lasciare ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie, perché sicuramente l'aspetto agonistico è un aspetto molto importante, però il percorso che poi porta ad avere anche risultati è proprio un percorso fatto di stare insieme in un certo modo, condividere momenti importanti, cose che questi ragazzi magari un giorno, chi giocherà in una prima squadra, chi magari invece non giocherà più perché sarà un imprenditore o un medico magari di successo, speriamo, però potrà ricordare questi momenti con estremo piacere e soprattutto con un pizzico, come dire, di nostalgia, perché comunque è stato un momento importante della sua vita. Veniamo invece ai risultati. Soprattutto per il settore giovanile spesso i risultati non è che contini tanto, visto che bisogna soprattutto formare i giovani. Le quattro formazioni però giovanili del San Michele stanno andando tutte e quattro abbastanza forti, ovvero l'Under 19, l'Under 17 Elite, l'Under 17 Regionale e l'Under 15 Eccellenza. Un tuo parere su queste quattro avventure? Ma come dicevi, sicuramente il risultato non è al primo piano, ma soprattutto perché è un percorso di fatto cominciato solo qualche mese fa, e quindi fare un bilancio unicamente sui risultati, seppur estremamente positivi, perché tutte le squadre chiudono con un bilancio nettamente attivo l'anno solare, ma mi sembrerebbe molto riduttivo. Io sono molto contento del clima di lavoro che si è incardinato in tutti i gruppi, per cui noi possiamo chiedere ai nostri ragazzi di venire a fare allenamento in qualsiasi giorno, anche festivo, in qualsiasi ora, e loro rispondono presenti, probabilmente anche perché hanno percepito che per noi loro sono realmente il pezzo più importante della nostra società. Adesso arriva il periodo natalizio, un'occasione adatta per potersi anche cimentare in dei tornei. Sì, adesso comincia un periodo veramente intenso sotto questo punto di vista. Cominciamo con gli Under 13 della Liberty, che però di fatto sono targati pallacanestro San Michele, e che il 27, 28 e 29 saranno impegnati nel torneo nazionale di Castellammare di Stabia, e dove ospiteranno nelle loro case anche i ragazzi della società di Lido di Roma, per cui sarà una doppia esperienza, un'esperienza agonistica certamente, ma un'esperienza di accoglienza, di vita. Poi continuiamo con tornei per l'Under 17 e addirittura due tornei con l'Under 19 concomitanti. Questo perché non abbiamo voluto rinunciare a nessun torneo, per dare l'opportunità ai veramente tanti nostri ragazzi di poter continuare anche durante le vacanze di Natale a giocare insieme, a divertirsi insieme e a lavorare per un futuro, speriamo, molto.
Finiremo questo tour di tornei con la formazione del 15 d'eccellenza che sarà di scena al tournament in Rome, organizzato proprio dalla società che ospiteremo poi nel torneo di Castellammare, cioè il Lido di Roma. E lì avremo la possibilità di confrontarci con squadre del panorama nazionale, così proveremo anche a misurare un pochettino i nostri limiti. Scusa Giovanni se diciamo, volevo fare solamente un piccolo passo indietro per quanto riguarda la festa, perché ci tenevo molto a ringraziare la presenza del sindaco Rosa De Lucia, che ci ha voluto far sentire la sua presenza, la sua vicinanza, e per noi questo è estremamente importante. Il nostro presidente Andrea De Filippo l'ha giustamente presentata ed elogiata per la vicinanza che lei appunto ha testimoniato con la sua presenza. E l'altra presenza è stata quella di Don Carmine della parrocchia del Corpus Domini, che per noi è stata un'altra presenza estremamente significativa, proprio in funzione di quello che dicevamo prima, di creare quel clima di familiarità che volevamo appunto condividere con tutti i nostri tesserati. Con questa annotazione di Coach Monda, appunto lo salutiamo.